Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati dal palazzetto di Dossobuono. Scusate questo ritardo, ma purtroppo anche il traffico ci si è messo ad aiutarci, ad agevolarci questa sera. Siamo qui per l'ultima partita di questo 2017 dell'Olimpica Dossobuono, ben Plastoni di Capo Dossobuono, questa sera impegnata contro un avversario che, nonostante la classifica, è un avversario da temere, ovvero il Flavioni, che in questo momento è in vantaggio per 3-1 dopo 4 minuti di questo primo tempo. Partenza a razzo della formazione ospite, che ha sfruttato al meglio le occasioni fin qui si è creata. L'Olimpica che ha cercato di controbattere, ma ha sbagliato qualcosina in attacco. Adesso vediamo, Anpezzan viene fermata, fallo su Anpezzan. Dicevamo, una partita che, nonostante la classifica, è senza dubbio una partita da tenere e da controllare al meglio. L'Olimpica Dossobuono, una classifica che è assolutamente in questo momento positiva. Ricordiamo che l'Olimpica attualmente occupa il quinto posto con 11 punti, però ha soli 2 punti dal terzo posto occupato oggi dal Cassano Magnago. Ma entriamo in cronaca diretta, vediamo Anpezzan che cede a Mazzieri, ancora Anpezzan. La formazione dell'Olimpica Dossobuono finora ha disputato un ottimo campionato, purtroppo, ma poi ne parleremo quando arriverà con noi a commentare la partita il presidente Marco Beghini, che si sta preparando anche lui. Nel frattempo bel gol di Losco, che recupera una palla e segna il gol del 2-3. Dicevamo, un inizio di campionato assolutamente positivo per l'Olimpica. Purtroppo gli infortuni hanno un po' rallentato la corsa della formazione allenata da mister Roberto Escansiano, che ha praticamente perso un po' di smalto, ma era anche abbastanza preventivabile. Zanetti in attacco, passi, dicevamo, degli infortuni importanti, prima su tutti in ordine di tempo De Togni, operata un paio di settimane fa dal legamento del ginocchio, e poi a questo si è aggiunto Guadagnini, problemi anche lei al ginocchio e tendine rotuleo, e Manfredini, lei invece i problemi sono alti, sono alla spalla, e per entrambe si prospettano dei periodi lunghi di stop. Nel frattempo mi ha raggiunto Marco Beghini. Ciao Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Stavo facendo un po' la conta, sì, degli infortuni. Sì, purtroppo sì, la dea bendata non c'è, non esiste per noi in questo momento, perché siamo veramente al limite della sopportazione. Stiamo giocando con una rosa ristretta e purtroppo è così, dobbiamo prendere questo momentaccio. Eh sì. Che un po' si protrae da quello che è stato l'anno scorso, mi sembra un po' una scia negativa che si protrae. Esatto. La negatività che alleggia su Dossobuono. Nonostante tutto, dicevo prima, la squadra si sta comportando molto bene. Le ragazze stanno dando il massimo di loro, onestamente, non c'è niente da rimproverare a questo gruppo. Il problema è che hanno avuto appunto queste defezioni che ci hanno limato e ci stanno facendo un po' tribulare. Questa sera cerchiamo un certo ritmo della gara. Cerchiamo di chiudere bene questo 2017, sì, che comunque resterà, comunque io dico, negli annali, ma comunque resterà veramente nella memoria nostra dei tifosi per un anno assolutamente positivo, una salvezza conquistata lo scorso anno giocando alla grande, e un inizio di stagione, come dicevamo poc'anzi, forse un po' oltre le più rose aspettative. A un certo punto l'Olimpica è stata anche terza forza del campionato, esatto, anche se la terza posizione è a soli 2 punti dall'attuale classifica, quindi tutto aperto. No, la classifica è ancora aperta, però ovviamente stiamo patendo più del dovuto le assenze forzate delle giocatrici che mancano. Abbiamo avuto anche certe defezioni, diciamo,
dovute a piccoli infortuni che non ci hanno agevolato, ragazzi che hanno giocato non del tutto a posto, certo. Stiamo facendo di necessità virtù, stiamo andando avanti con quello che abbiamo, non è che possiamo assolutamente fare miracoli. Ultime due partite, due sconfitte, l'ultima in casa un po' rocambolesca per come è maturata, una sconfitta che sembrava contro le Stense, che sembrava chiusa dopo, dopo 10 minuti al secondo tempo con un più 10, poi una sconfitta di due che, come dicevamo in cronaca diretta due settimane fa, forse neanche le Stense ci pensava e ci sperava. Esatto, esattamente, non ci speravano, non ci pensavano nemmeno loro, hanno raddrizzato una partita che era, diciamo, non dico persa, però quasi. E dunque, quella, tornando a quella partita, l'analisi di quella partita, ovviamente l'abbiamo persa noi, vero? Non assolutamente, non l'ha sicuramente vinta Stense. Assolutamente, ci abbiamo messo tanto del nostro, poi dopo c'è stata la trasferta a Conversano, ma lì Conversano, non la scoppiamo, è veramente, forse ancora di più quest'anno, la squadra che potrebbe ammazzare il campionato, perché ha una qualità e una quantità di giocatrici, di esperienza e di qualità partita, che... Sì, esatto, comunque tornando alla partita di oggi, non è difficile, è di più perché questa è una squadra che hanno inquadrato quella nuova. Guarda che bel gol che hanno fatto intanto, hanno inquadrato il cerchio, stanno giocando, sono in crescita, al contrario di noi che stiamo un po' pagando quello che appunto le assenze forzate. Sì, Roberto chiama time out dopo 10 minuti di questo primo tempo, Flavioni avanti 5-2, un più 3, è inutile che lo ripetiamo, sono parziali che dicono tutto o niente, il parziale dice tutto o niente, ma è l'atteggiamento forse in campo e il momento, la situazione della partita che dice che in questo momento l'Olimpica deve ancora trovare un attimino la quadratura. Sì, fa fatica adesso facciamo fatica a ritrovare il nostro gioco, facciamo fatica a riprendere le redini di certe partite, vedi Stense adesso, per carità, non voglio mettere il carro davanti ai buoi, però anche questa è dura come quel partita, siamo è una partita partiti, sì. Siamo partiti male, non siamo, siamo partiti, partiti bene. Adesso noi, come lo ripetiamo, lo sottolineiamo sempre, sappiamo di avere una squadra con certe caratteristiche, sappiamo di avere una squadra con carattere, con grinta, e adesso probabilmente dopo 10 minuti e dopo questo meno 3 forse è il momento di esprimere queste caratteristiche. Roberto Scanziano sicuramente avrà detto queste cose alla squadra e riprendiamo a giocare con Biondani palle in mano, pronta a cedere la Mazzieri. Sì, diciamo che purtroppo abbiamo la cosiddetta coperta corta. La coperta è corta. Sì, perché i ruoli sono ben definiti, abbiamo 1/2 cambi. Sì. E quindi le partite che dovevamo fare ai nostri ritmi, adesso come adesso, non ce lo possiamo permettere. Non riusciamo a farli. L'azione manovrata, però manovrata, perché facciamo fatica. Sì. Senti Roberto, sì Marco, dopo ne parleremo magari in un momento di tranquillità, intanto adesso guardiamo la partita, ci potrebbero essere delle novità probabilmente con il nuovo anno a livello di... questo è un gran gol, questo è un gran gol di Losco, si è liberata con l'esperienza, pallonetto, 3-5. Ti dicevo, probabilmente ci sarà qualche novità. Stiamo sondando il mercato e stiamo sondando la possibilità di avere qualche ragazza, una ragazza che ci dia una mano da gennaio. È difficile, perché bene o male una ragazza che abbandoni la sua squadra al momento la vedo dura, insomma, però non si sa mai. Vediamo quello che si può fare. Poi magari speriamo di recuperare magari qualcuna, sai, le possibilità sono le possibilità, ne parlavamo pochi giorni fa con il dottor Filippini, diceva che insomma ci sono degli infortuni abbastanza particolari, ci potrebbe essere la possibilità di recuperare qualcuno, però stando alle ultime analisi, agli ultimi riscontri medici. Abbiamo insomma, l'attacco, domani il responsabile dell'attacco di Manfredini. Speriamo in bene, incrociamo le dita e speriamo in bene. Sì. È l'unica comunque che si potrebbe recuperare prima del campionato. Certo, purtroppo sì.
Detogni operata, è in fase di riabilitazione. E Guadagnini, insomma, Guadagnini, che ha un ginocchio messo male. Sì. Diciamo, per loro il campionato è già finito. Sì. Il campionato per loro è già finito. Certo. Su contropiede di Biondani. Biondani, no. si fa parare una conclusione che sembrava destinata in fondo al sacco. Rimaniamo a meno 3, ma i ritmi si stanno alzando, Marco. Mi sembra che almeno il primo scatto sia avvenuto, o meglio, la squadra sta cercando di trovare velocità e di trovare la via del gol. Vediamo Mazzieri, certo che Flavioni sta, come dicevi tu, è una squadra che sta tornando a giocare bene. Losco, finora Losco. Losco in questa partita qua ci può dare una sta vedendo mano, molto bene mano. La porta, già 3 gol per lei, ma anche loro segnano. Ancora Losco, cede la palla Zanette, Mazzieri, ancora Zanette. E loro imprimono ritmo al gioco, perché sì, il loro gioco somiglia molto al nostro. Certo. Che noi adesso stiamo... Noi invece abbiamo dovuto cambiare un attimino il modo di giocare, per quello che abbiamo detto poi prima. Abbiamo Ampezzan che cede per Mazzieri. Zanette, difendono veramente molto bene. Ampezzan cede bene per Biondani. Bella azione, questa è una bella palla. Bella palla nel cuore dell'area. E c'è anche una munizione per l'11, per il capitano Maruzzella, capitano di Flavioni. Quest'oggi per mister Escansiano ci sono a disposizione Moretti, portiere, Losco, Biondani, Merzi, De Marchi, Rizzardi, Zanetti, Stefanelli, Ampezzan, Cacciatore, Lucchini e Mazzieri. Mentre andiamo in avanti con Rizzardi, subisce fallo, altra ammonizione. Ora la difesa di Flavioni si sta facendo un po' fallosa, ma è anche abbastanza naturale. Zanette cerca lo spazio per il tiro, nulla di fatto, e contropiede per Flavioni, e anche qui c'è una bella parata di Francesca. Biondani, Ampezzan, ancora pezzata per Zanette, trovano un varco, ma subisce fallo, anche se aveva il numero 12, il portiere di Flavioni Ramazzotti, aveva parato, però aveva Ampezzan subito fallo. Ora entra al posto di Zanette, entra Stefanelli e subisce subito fallo. E due minuti per il numero 11, mi sembra, sì. È entrata bene Irene. Maruzzella, sì, è entrata subito in partita. Sì. È entrata subito in partita, subito fallo e tiro da 7 metri di Mazzieri. E l'apporto di Irene è importante in queste partite qua, no? Perché fisicamente, anche l'abbiamo detto più volte. Sì. Bene. Torniamo a meno 1. Mazzieri, gol del 6 per Vemplas Tossobono, 7 sì, per Flavioni. Si conferma Mattapice cecchino dai 7 metri. La piazza sempre molto 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 bene. Sì, in effetti sì, brava. Non è facile il tiro dai 7 metri, abbiamo visto in altre occasioni. Bisogna avere freddezza, lucidità e anche avere una buona mano per piazzarla nel migliore dei modi. Fischio per una difesa fallosa della retroguardia
della Benplast su buono. Ancora fallo. Sì, fallo. E ammonizione per il numero 100 per Ampezzan. E qui c'è un fallo invece di in attacco e abbiamo la palla in mano per tornare, per cercare di tornare in parità. Biondani ci prova, ma Ramazzotti è piazzata, non è stata una grande idea, è piazzata benissimo. Se n'è già quasi andato, ci sono già andati quasi 20 minuti in questo primo tempo, un primo tempo godibile, insomma, molto combattuto. Sì, sì. E qui segna un però continua a segnare. Un gran bel gol, buona mano che si libera e Ah, sì. Passi di Losco. Entra nel frattempo in porta. È uscita Lucchin, è entrata Moretti in porta. Un avvicinamento tra i pali. Sì, stiamo un po' soffrendo questa vivacità, questa rapidità anche di Flavioni. Sì. I due punti in classifica non sono assolutamente veritieri, insomma, per quello che stiamo vedendo. È una squadra queste oggi anche altro che viva, è una squadra che gioca con grande agonismo. Vive, e come se sovvive. Importante è stato anche l'innesto di Sheila. Sì, è una giocatrice scoperta da Mister Pacifico, è veramente forse quello che gli manca, no, non è che gli mancasse, diciamo che dopo l'infortunio di Bartoli adesso loro mancano di un riferimento sulla prima linea e lei ha colmato quello che mancava. Si vede, sta difendendo di fisico, di posizione, una giocatrice che finora si sta facendo vedere. Sbaglia il contropiede Flavioni, bene per noi, ma ora dobbiamo cercare di trovare la porta perché siamo ancora a meno 3 a 10 minuti dalla fine di questo primo tempo. Si fa fatica a entrare. Losco si fa parare, ipnotizzare da Ramazzotti. E poi c'è un'infrazione d'area. E quindi palla ancora in mano a Flavioni. Ne approfittiamo per salutare Stefano Rancan che ci sta seguendo, Nadia Stanzione e poi una Maria Grazia Giulimondi che stanno assistendo a questa partita dalla nostra pagina Facebook. 10-6 per Flavioni a 10. Mancano 10 minuti a fine primo tempo. Il pubblico si sta facendo sentire, ci vuole un'accelerazione e qua c'è uno sfondamento abbastanza evidente di Zanette. Stiamo momento di difficoltà, momento di difficoltà, Marco. Nero. Siamo un po', non dico fermi, ma facciamo veramente fatica a trovare, fatica, soprattutto in attacco ma anche in difesa. Sì. Facciamo fatica, non difendiamo, anche in difesa non stiamo difendendo. Flavioni si butta bene nei buchi che ci sono della nostra difesa e ogni volta che tira fa male perché comunque qui c'è una traversa ma riprende ancora la palla. Siamo fermi ragazzi, prende ancora la palla, buona mano, fortunatamente non concretizza questa azione. Ampezzan subisce fallo e c'è un'altra ammonizione per il numero 10 Crosta. Ancora Stefanelli per Zanette, prova il tiro Stefanelli ma un tiro abbastanza telefonato. Stiamo facendo un portierone Ramazzotti ragazzi. Eh sì,
non siamo particolarmente precisi in questo frangente. Ora mi sembra che ci sia qualche problema anche in panchina, stiamo vedendo Mazzieri. Sì, è un problema che Mazzieri. Giusto per non farci mancare nulla. Sì, giusto, giusto, bene. Contropiede, Losco va al tiro, sbaglia il pallonetto, ha provato la conclusione di giustezza, la palla è uscita. Time out, minuto di sospensione chiamato dalla panchina di Flavioni. Mancano 7 minuti e 53 secondi alla fine di questo primo tempo. Flavioni avanti 10-6. Momento di difficoltà. Marco c'è qui con noi nel frattempo, il nostro carissimo redivivo Stefano Cazzador, reduce da... Lui ha avuto un bel intervento. Lui ha avuto un bel intervento, ma sì, ripeto, giusto per non farci mancare nulla, atlete e anche dirigenza, diamo da fare a ortopedici, medici e specialisti, giusto per fare girare l'economia, giusto? Ciao Stefano, buonasera. Buonasera, grazie. Tanto ben grazie ritrovato. Tanto ben ritrovato, è un piacere rivederti qui. Insomma, come va intanto? Dai, sto abbastanza bene, diciamo. È stata bella lunghetta. È stata impegnativa. Però impegnativa. Lo sapevo, ma probabilmente non ero neanche così preparato. A un periodo di degenza così lungo. Però Qualche fetta di panettone in più e qualche cotechino, ma ti tiri su un po' di... Sembra una frase fatta, però è vero, quando si sta bene non si pensa al momento in cui si sta male. È vero. Ho fatto un mese di ospedale e ti garantisco che è lunga. Immagino. Per fortuna no, tutto a posto adesso. Bene. Senti Stefano, entriamo un attimino in merito di questa partita. Che Olimpica stai vedendo in questo momento? Ma guarda, sono un pochino, fra virgolette, non amareggiato, però un po' deluso più che altro dall'atteggiamento, perché che abbiamo delle difficoltà, specialmente in attacco, con tutte le assenze che abbiamo, è ben evidente, perché... Certo. Ci mancano, diciamo, due o tre bocche da fuoco importanti per, sì, per il nostro gioco. La cosa che mi delude è un po' questo atteggiamento un po' remissivo che abbiamo in difesa, perché loro non stanno facendo niente di così importante per avere comunque un vantaggio di tre gol. Vediamo, certo, intanto siamo pensati. Vediamo. Gol, molto bene, dai, torniamo meno due. Anche perché è una squadra che si adatta veramente alle nostre caratteristiche, certo, fisiche. Non stiamo parlando di una squadra che ha due o tre tiratrici che ci possono fare veramente male. Noi siamo passivi in difesa, il termine corretto è passivi, li aspettiamo costantemente sui 6 metri, 7 metri, e da lì anche un non grande tiratore da 7 metri fa gol. Probabilmente un atteggiamento un po' più aggressivo, rubare lo spazio che loro utilizzano per attaccarci, ma presumo che Roberto sicuramente ne dovrà parlare nello spogliatoio alla fine, certo, del primo tempo. È una squadra che deve essere fermata. Questo è un atteggiamento, quello che dici tu, un po' remissivo, dovuto al momento un po' negativo, o potrebbe anche essere un atteggiamento, passami il termine, voluto, nel senso un po' attendistico, per poi fare un secondo tempo diverso e più aggressivo? Io lo vedo più come le assenze, sembra quasi che abbiano un attimino tolto delle certezze a tutto il gruppo. Certo. Ma come ti dico, in attacco ci può stare, perché in attacco togli due o tre terminali importanti ci può stare. È in difesa che non mi spiego. La squadra, proprio per la carenza che ha in attacco, dovrebbe mordere la palla, invece le vedo un po' remissive, passive. Certo. Speriamo che di non subire o di mantenere questo distacco, perché i tre gol, i quattro gol, sì, si recuperano anche abbastanza facilmente. Certo.
e che Roberto riesca tra il primo e il secondo tempo a far capire che è una squadra assolutamente alla nostra portata, certo, mancano, anche con le assenze, sì, che abbiamo. Mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo, siamo sotto di 3, 9 per Vempras Dossobuono, 12 per Flavioni. Come dicevi tu, anche in questa occasione abbiamo visto come un po' la difesa sia stata un po', non dico perforata, ma bella intanto questa azione, ma su difesa schierata hanno trovato il varco molto facilmente e sono andati al tiro. Fortuna per noi che hanno fatto infrazione di area. Se tu guardi l'atteggiamento nostro difensivo, guardi, faccio vedere, sì, una cosa che per i non proprio addetti tecnicamente al lavoro, tante volte noi abbiamo le spalle alla palla, certo, e questo non ci permette di essere aggressivi, certo, anche in questo caso una dimenticanza, ha permesso di girarsi bene che Moretti ha fatto Moretti un buon intervento, una bella parata, però troppe volte perdiamo, gli abbiamo dato la possibilità di girarsi, di riferimento, sì, sì. tra 50 12 Flavioni, 10 Olimpica Dossobuono, Templast, c'è la possibilità comunque. La partita è inutile dirlo, è inutile sottolinearlo, l'abbiamo poi visto anche due settimane fa contro Estense, la partita è apertissima e purtroppo l'abbiamo vista, purtroppo l'ho vista, non da qua, però tu, lo so che eri collegato, perciò abbiamo sicuramente capito, per chi ancora non fosse proprio addentro in questo sport, che anche in 10 minuti, 15 minuti si possono recuperare anche i 10, certo, di vantaggio o di svantaggio. Sì. Qui il numero 22 del Flavioni è stata brava e abile a cercare forse un po' questa esclusione di 2 minuti di Losco, è andata dritta, ovviamente Losco aveva il braccio proteso per l'anticipo, però è stata brava a cercare proprio il contatto. Arriva sempre da quell'atteggiamento che ti dicevo, esatto, prima, sempre passivo. Cioè noi siamo sempre alla rincorsa, non siamo mai propositivi nella, certo, fase difensiva, certo, certo, siamo sempre passivi. Bel gol del numero 13 Fanelli, che segna il gol numero 13 per Flavioni, 13-10, meno 3 a meno 2:40 alla fine di questo primo tempo. Ampezzan si incunea, brava Ampezzan, ha cercato, ha mirato l'angolino e ha messo dentro il gol del 11-13. Cerchiamo un attimino di essere forse un po' più aggressivi in difesa, c'è un fallo in attacco, blocco irregolare del pivot. E adesso ritorniamo in avanti, c'è la possibilità di accorciare ulteriormente. Nel frattempo è ritornato in campo Mazzieri, questo è un buon segnale, con una mano fasciata, però non se abbiamo, in campo vuol dire che può. Non abbiamo assolutamente bisogno di altri infortuni. Ah no, assolutamente. Ha subito fallo, sì. Fallo. È la seconda abbastanza buona penetrazione di Stefanelli. Abbastanza. Ed è il secondo rigore che si procura. Sì, sì. Adesso vediamo se Mazzieri. E Mazzieri, si conferma praticamente infallibile dalla linea dei 7 metri. Buono sì l'impatto a livello a livello fisico, ma anche a livello di peso in attacco di Stefanelli, come dicevi tu, secondo rigore che si è procurato da quando è entrato in campo. Forse mancano un po' i suoi gol, ma arriveranno anche quelli, ne siamo assolutamente sicuri. Biondani bene, che si fa sentire fisicamente bene, stiamo reagendo, c'è una munizione di Biondani sul numero 22 Iraldo. Lo Stefano, anche questo aggrapparsi alla maglia è un segnale, ma vediamo questo contropiede a Biondani, allaga per Mazzieri, va il tiro, niente di fatto, Ramazzotti chiude la porta,
20 secondi alla fine, la palla del pareggio ce l'abbiamo in mano. Fallo ancora di su il numero 18 Stefanelli, e altro tiro dai 7 metri. Ancora Stefanelli, fallo, ancora Mazzieri sulla linea dei 7 metri. Parte il tiro e le mette, 13 pari a 13, 13 secondi alla fine. Bene, l'abbiamo raddrizzata, Stefano facendo, posso dire, il minimo indispensabile per raddrizzarla, perché proprio qua il c'è minimo, un brutto, sindacale, minimo sindacale. Sono bastati, abbiamo visto, dalla loro esclusione, che siamo dalla nostra esclusione, scusate, che siamo rimasti in 5 in campo negli ultimi 2 minuti, non abbiamo più subito gol. Certo. Abbiamo cambiato atteggiamento. Abbiamo cambiato atteggiamento. Io dicevo, anche il fatto di attaccarsi alla maglia e prendere la munizione attaccandosi alla maglia dell'avversario è un segnale che probabilmente forse è scattata. È scattata comunque delle certezze agli attaccanti. Certo. Bene, si conclude qui con questo tiro di punizione di Crosta, parato da Moretti. Si conclude questo primo tempo di questa partita tra Vempla Stossobuono e Flavioni, risultato in perfetta parità, 13 pari dopo che eravamo stati sotto anche di 5. E quindi secondo tempo tutto da vedere, tutto da ammirare, sperando di poter vedere ancora questa grinta che abbiamo visto in questi ultimi minuti del primo tempo, da giocare. E da giocare e da portare a casa questa partita, perché è fondamentale per chiudere bene quest'anno, che comunque, come dicevo prima con Marco, è sicuramente positivo. Andiamo a bere qualcosa, ci vediamo tra qualche minuto, grazie e a tra poco.
Ben ritrovati dal palazzetto dello sport di Dorsoborno, secondo tempo di questa partita molto molto combattuta e dal risultato incerto tra Vemplast Olimpica Dorsoborno e Flavioni. Prima frazione di gioco che si è conclusa con risultato di parità, 13 pari, dopo che le padrone di casa del Dorsoborno erano state anche sul meno 4 e si è riuscito a raddrizzare e portare in parità questo risultato. Parlavamo prima con Stefano Cazzador che sicuramente Flavioni ha fatto una buona partita, ma questo non per trovare giustificazioni, l'Olimpica Dorsoborno non ha giocato da Olimpica, vero Marco? Sì. Soprattutto in fase difensiva, quell'atteggiamento abbiamo abbandonato perché sì. Abbiamo fatto parlare un po' Stefano che sono andato a parlare con il signor Piccoli, ecco. Ah, oh, bene, qua intanto ci mettono dentro un gran gol, dicevamo quell'atteggiamento magari un po' remissivo in fase difensiva, sappiamo delle difficoltà in fase d'attacco perché comunque ci manca qualcosa, però magari quella aggressività, quella reattività, sì, quella cattiveria in difesa, forse ecco, ci aspettavamo qualcosa di più, cosa che un po' si è visto verso la fine della prima frazione di gioco, un po' di reattività maggiore e si è poi concretizzata non per niente con il pareggio. Quindi adesso dobbiamo mantenere un po' quello che abbiamo fatto di buono negli ultimi 10 minuti della prima frazione, però loro brava Giorgia. Bene Giorgia, partiamo, cerchiamo di azionare Biondani che si incunea, subisce fallo, importante anche sarebbe ripartire quel contropiede, cosa che abbiamo visto poco nel primo tempo sera, sì. E che è l'arma che a noi fa ma loro giocano anche su questo, vero? Sì, cercano sì. Di sbagliare il meno possibile per non adito e modo di sviluppare il contropiede, anche perché quando l'Olimpica parte in contropiede, insomma, sappiamo fare anche abbastanza bene in contropiede, sì, quindi sì, sicuramente. Adesso è entrata Alessia De Marchi, vedo. È entrata De Marchi, sì. E fuori. Bene. Brava Irene. Stefanelli che insomma trova anche il gol dopo quell'impatto molto positivo nel primo tempo. È entrata, sì. Subito tre falli da poi realizzati col tiro dai 7 metri da Mazzieri. Mazzieri che è tornata in panchina perché insomma probabilmente la mano non è al 100%, no. Ha subito un colpo alla mano. Come hai detto te, visto che non possiamo farci mancare nulla, vero? Brava. Grazie. Moretti intanto. Brava Giorgia. Ci distendiamo il contropiede, Stefanelli tenta il tiro, brava De Marchi che recupera e tira, però Ramazzotti fa buona guardia. Ramazzotti. Non è facile segnare a Mazzotti, ci ricordiamo anche l'anno scorso, autrice di ottime prestazioni qui al Pala Dorsoborno, però adesso anche noi in difesa ci facciamo sentire. Losco per Ampezzà la mette e andiamo avanti. Per la prima volta andiamo avanti, 15-14. Bene così. Sì, speriamo che sia di buon auspicio. Speriamo che adesso la difesa sappia difendere questo esiguo vantaggio, che riusciamo a incrementarlo. Bene così, dai, forza ragazze, mancano 25 minuti alla fine di questo tempo. Dobbiamo crederci. Ora la difesa è più aggressiva, esce di più della linea dei 7 metri. Giorgia si mette la mano e Giorgia via. Ci sta mettendo una pezza, assolutamente. Importantissimo. Giorgia sta facendo il suo, come tutte stanno facendo il loro. Zanetti ci prova da lontano, niente di fatto, anche Ramazzotti fa il suo, sì. e lo fa bene assolutamente. Flavioni che cerca di portarsi in avanti, ancora Giorgio Moretti para e questa volta però si fa sorprendere da questo tiro improvviso, palla che
gli passa in mezzo alla gamba, ancora parità, 15 pari. Ma ora la partita sembra più viva, sembra più, sì, più, viva in quanto più dinamica, diciamo anche in fase difensiva, non l'aspettiamo più. No, abbiamo ripreso un po' a giocare, però le vedo ancora, non le vedo, le vedo contratte, hanno questa paura di... Adesso due minuti per la numero 13 di Flavioni, Fanelli, e tiro dai 7 metri affidato a chi? A chi? A Mazzieri. Mazzieri sulla linea dei 7 metri e la mette ancora, brava Martina. Ha una media impressionante, sarebbe bello capire le statistiche, vedere quanti. Martina ha una media impressionante, io penso che come media si avvicini al 90%, penso anch'io, cioè, io ricordo solo due errori consecutivi in una partita pochi, in casa, e poi io ultimamente ho sempre visto fare, è questione tanta di consapevolezza, vero? Palo, nel frattempo il palo ci aiuta, consapevolezza e assolutamente Ampezzan, e la mette, dai ragazze, 17-15 più 2, questo è buono, in questo caso non c'è arrivata Giorgia Moretti, ci è arrivato il palo a respingere la conclusione del Flavioni, e poi contropiede e gol del più 2. Fallo subito da Iraldo. Iraldo è una giocatrice molto... È difficile, da controllare. Perché ha tanta visione di gioco. Ha movimento e anche un bel braccio. Sì. Anche un bel braccio. Non è fisicamente imponente, perché non è imponente. Però no. Sa dove mettere il mio. Sì, assolutamente sì. Dove mettersi in campo, soprattutto come giocare la palla, sì, con le compagne. Sì. Veramente in gamba quella ragazza. Ora siamo al limite del passivo per Flavioni, che deve andare alla conclusione, e vengono fischiato passi, cerchiamo di ripartire in contropiede, Ampezzan, Biondani, Stefanelli cerca il banco, la mette, buono, questa è buona, brava Irene, 18-15 più 3. Irene sicuramente ha dato in questo secondo tempo, ha dato il suo apporto a livello di gol, mentre nel primo tempo aveva subito tre falli da 7 metri. Bene così, time out, tempo richiesto dalla panchina di Flavioni, quando mancano 22-11 secondi dalla fine di questo primo tempo. Vempras Tossobuono 18, Flavioni 15, un parziale di 4-1 secondo tempo, sì. Ma quello che più è importante e che fa ben sperare è, Marco, che è cambiato un po' l'atteggiamento della squadra. Sì, è cambiato l'atteggiamento della squadra, hanno iniziato a riprenderci gusto a giocare e stanno facendo delle conclusioni importanti, stanno sbagliando meno di prima e forse sono anche più attenti in difesa, perché le abbiamo portate due volte al limite del passivo, uno mi sembra addirittura è stato fischiato anche. Assolutamente. Quindi vuol dire che sono più attenti in difesa e noi sappiamo che la difesa è il nostro forte, è lì, esatto, che dobbiamo, giocare. Nel frattempo salutiamo queste squadre combattive come certo. Salutiamo Katia Maurelli, Paolo Schiesaro che stanno guardando la partita, Paola Bronzato che sta guardando la partita. Questo ultimo impegno del 2017 per la Vempras Tossobuono. Gol nel frattempo del numero 10 Crosta, che ben si incunea, che sbagliamo la palla, fortunatamente attenta, la recuperiamo. Vedo che ci sta seguendo anche Nadia Stanzione. Nadia Stanzione, sì, l'avevamo salutata prima. Ciao Nadia, un saluto affettuoso e caloroso, lo sai.
scarica palla, la riprende indipendentemente da dove, da come va le cose, vero? E Nadia è la signora Flavioni in sostanza, è lei Deus Machina. Allora salutiamo, salutiamo la la signora Flavioni, come ha detto Marco Beghini. No, ci passerà questa battuta Nadia Stanzione. Anche ora palla in mano per l'Olimpica, un attimo di una fase un po' concitata. Ora facciamo girare palla a Pezzan, Zanette, Stefanelli che cerca uno spazio e la mette dentro, bel movimento, movimento intelligente di Irene Stefanelli che con una torsione del braccio la mette e sorprende un po' Ramazzotti. Torniamo a più tre, 19-16 a 20 minuti e mezzo dalla fine di questo secondo tempo. Giorgio Moretti para, ma il numero 7 di Flavioni, sì, fa molto movimento, buona mano, buona subisce mano, fallo, fa molto movimento. È una forse lei in questo momento che ci mette un po' in difficoltà perché è non interessante, sì, sì. E gol nel frattempo di Francesconi, cadendo riesce a metterla a fil di palo. Rimaniamo più due a 20 minuti dalla fine, partita ancora apertissima, inutile ricordarlo, sottolinearlo. Oddio, sarà apertissima fino alla fine. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo di mantenerci stretto questo vantaggio. Ancora Stefanelli, ma questa volta no, non è Ramazzotti, è entrato il secondo portiere di Flavioni. Qui c'è un fallo, della difesa. Ora Flavioni si riporta in avanti, bene, stoppata la palla da Zanette. De Marchi cerca di far ripartire il contropiede, viene fermata. Ampezzan scarica per Stefanelli che va al tiro e la mette. Stefanelli, torniamo a più tre. Brava Irene, deve credere nelle sue possibilità Irene Stefanelli, solo quello assolutamente importantissimo quello che ha fatto finora Stefanelli. Bene anche Giorgio Moretti su Iraldo, tocca la palla a Flavioni ma poi la tocca anche Biondani e la rimessa è per la formazione in maglia bianca con Ferretto che scarica su Francesconi, cerca spazio ma la difesa, stiano facendo un po' di passetti. Iraldo tira ma Giorgio Moretti fa una paratona, sì. Non era facile perché il tiro era forte, era avvicinato ma Giorgio ci ha messo la mano, l'ha deviata oltre la traversa. Questa è una palla importante, questa è una palla importante, vero, perché vuol dire staccare al massimo, allungare un pochino. Sì. Ora cerchiamo uno spazio, la difesa di Flavione ben schierata. Stefanelli si cerca lo spazio per il tiro, viene fermata. Ancora Stefanelli per Ampezzan. Zanette ora cerca lo spazio, scarica per Losco. Losco viene strattonata, ma la mette! Brava. Brava Erika Losco, 21-17, 17-20 alla fine di questo secondo tempo. Bello questo gol. Non dobbiamo perderci. Di Ferretti. Non dobbiamo perderci. Rimaniamo su più tre. Dobbiamo continuare a giocare così, con calma. Siamo in vantaggio, ci teniamo il nostro vantaggio, giochiamo più tre. Ora abbiamo ancora la palla tra le mani, Ampezzan per Stefanelli. Ancora Stefanelli che cerca di incunearsi e subisce, viene fermata regolarmente. Biondani cerca spazio, scarica per Zanette. Ora Zanette ancora cerca spazio, viene strattonata.
palla all'Orsco. Stefanelli per Ampezzan, Ampezzan cerca anche lei uno spazio, ma la difesa di Flavioni è molto molto aggressiva, Marco. Sì. Molto però aggressiva. Sono tutte e due, la nostra e anche loro, vero? Sono veramente aggressive e loro, logico, ne fanno buon gioco. Loro. Ancora fallo su Stefanelli. Sono 2 minuti. Questi sono i 2 minuti per la numero 5 Francesconi. Superiorità numerica che dobbiamo sfruttare al meglio, Marco. Sì, adesso dobbiamo sfruttarla questa. A 16 minuti dalla fine della partita. E a più 3. De Marchi, Zanette per ancora Stefanelli. Stefanelli sbaglia un passaggio, ha cercato di tagliare la difesa di Flavioni, ma doppia ha fatto un fallo abbastanza ingenuo, passandosi la palla da una mano all'altra e riconsegnando palla a noi, ma anche noi perdiamo palla ingenuamente. Ferretti in contropiede, si ferma, scarica per Crosta che viene fermata. Palla con la Flavioni. Tra un minuto torneremo in parità numerica. Non abbiamo sfruttato questa superiorità, almeno per adesso, ma c'è un passi anche in questo caso. Stefanelli per Zanette, niente, torniamo in attacco. Losco, ma era dentro area. Sì, dentro tanti area. Errori in questo momento, Marco, sì, da entrambe le parti. Momento della partita certamente momento delicato questo della partita, vero? Sia da parte per noi e anche per loro. Loro sono lì che cercano la rimonta e noi dobbiamo tenerci a denti stretti questo piccolo vantaggio, vero? Sì. Difendiamo. Soprattutto non dare adito a loro di poter recuperare, vero? Eh sì, abbiamo visto che basta due azioni sbagliate. Sì. Sei già sotto, vero? Sono già sotto. Col punteggio. Non ci vuole tanto. Comunque veramente al di là di come finirà la partita, complimenti a Flavioni perché sta dimostrando che la classifica è veramente bugiarda nei suoi confronti. Una bella squadra che gioca una buona pallamano. Diciamo che sono stati sfruttati anche loro perché hanno perso forse la giocatrice emblematica e più, però queste stanno giocando alla morte, ragazzi. Non è, tutto da vedere questa partita. Buona mano, intanto mette dentro il gol numero 19 per Flavioni. Ripeto, non dobbiamo dare, non dobbiamo mollare, mancano 13 minuti per recuperare perché diventa difficile, se ci vengono sotto diventa difficile. Ampezzan, Stefanelli, ancora Ampezzan, Zanette, De Marchi, Ampezzan, è difficile trovare spazi. Ampezzan cerca il varco giusto e la mette. Brava Elisa Ampezzan. Brava Elisa. Torniamo più 3, 22-19, 12 minuti e 40. Do ragione a Silvia Scamperle, che saluto, dove dice che la svolta questa sera la sta dando Elisa quando ha iniziato a giocare da Ampezzan. Certo. È vero. Ampezzan è sicuramente una giocatrice importante per l'Olimpica, insomma, sì. L'ha fatto vedere più volte questa sera, effettivamente nel momento in cui ha ripreso a giocare ai suoi livelli la squadra ne ha risentito. 20 Flavioni che non molla, 22 Vempa Stossobuono, 12 minuti alla fine di questa partita. Sì, non dobbiamo mollare noi soprattutto, cioè non devono mollare le ragazze. Assolutamente. In questo momento.
Zanetti cerca il tiro e la mete, brava Laura, importantissimo, brava Laura. 23-20, adesso servono i suoi gol, Laura, adesso servono, sì, i suoi gol. Rientra Ramazzotti tra i pali, ora dobbiamo difendere bene con intensità. Attenzione al numero 10 Crosta che beffa, purtroppo riesce solamente a toccare Moretti e la palla va in rete. 23-21, palloni che scottano, questi sono palloni che scottano. Zanetti cerca di cedere a De Togni, ma e De Marchi, scusate, magari De Togni, purtroppo la salutiamo, è qua con le stampelle che sta guardando e sta soffrendo con noi. Crosta ancora in avanti, palo, e il palo ci salva questa volta, il palo ci salva questa volta, e torniamo in attacco. 23-21 per Vempers Dossobuono, il pubblico incita, si fa sentire, spinge le ragazze, una bella partita, però il pubblico che anche questa sera, nonostante sia giovedì, è venuto veramente numeroso a Palazzetto. Zanetti la mette, gol! C'è! Un po' di fortuna, qua i pali hanno fatto la differenza in questi minuti. Palo ci ha salvato e il palo ci ha aiutato a trovare il gol. Attenzione però, perché ci sono 2 minuti per De Marchi, rea di un fallo abbastanza evidente. Ingenio. E ora a 10 minuti dalla fine sul più 3 dovremo giocare 2 minuti in inferiorità numerica. Momento di stringere ulteriormente i denti e il pubblico si fa sentire. Forza Dossobuono, Zanette, Stefanelli, Biondani, ancora Biondani, no! La mette, la cede, purtroppo la palla viene arpionata dalla difesa di Flavioni, ma la recuperiamo noi con l'osco. No, c'è fallo, prima c'è stato un fallo, ci sembra, di Biondani. I secondi passano, Flavioni va al tiro con Crosta, bene Giorgia, brava Giorgia, contropiede Biondani, cerca spazio, subisce fallo. No, anzi no, sfondamento, sfondo, sfondamento, 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 sfondamento. Attenzione, e c'è il gol di Buonamano, quello che nessuno avrebbe voluto. Meno uno, partita che non era chiusa prima e adesso non lo è ancora di più. Facciamo fare un commento a Stefano che è qui davanti a noi. Stefano, cosa hai visto, cosa sta succedendo? Insomma, si era aperto secondo te in modo positivo, adesso stiamo subendo un pochino? Ma no, non direi neanche che stiamo subendo, stiamo facendo tutto da soli, in quanto stiamo commettendo degli errori veramente grossolani per smania di chiudere il risultato. La partita tutto sommato la stiamo facendo noi, loro stanno, certo, giocando un po' di rimessa e la maggior parte delle volte sui nostri errori. Sui nostri errori. Perché sono tante le occasioni che ci siamo presentati o al tiro sbagliando il tiro finale o sbagliando il passaggio finale sui 6 metri. Abbiamo avuto un vantaggio numerico per i 2 minuti e non l'abbiamo sfruttato. Non l'abbiamo sfruttato, ma ci abbiamo proprio buttato via malamente, continuamente palla, per la smania di cercare di chiuderla. Di chiudere la partita. Invece in questi casi ci vuole tranquillità. Bisogna proprio andare con tranquillità, non rimettere in partita la squadra che sta subendo. Certo. Qui il palo blocca e ferma il tiro di Stefanelli. Noi invece abbiamo fatto il loro gioco, abbiamo aumentato ancora il ritmo possibilmente. Ci mette una pezza Moretti,
ed evita al Flavioni di pareggiare. Si arrabbia la panchina ospite, era un'occasione importante. Assurdo. Io ho un po' benedetto questo momento in cui siamo in inferiorità numerica, in quanto quando succedono queste cose tante volte riusciamo un attimino a ragionare, a fermarci un attimino. Certo. Rientra De Marchi. Quando avevamo il vantaggio. Certo. Rientra De Marchi. Qua forse c'era, poteva esserci un fallo sull'osco, ma l'arbitro ha ritenuto che non fosse così. E Flavioni torna in parità. 24 pari, 7-31, 7-30 alla fine di questa partita. Momenti decisivi. Un attimo di... Sì, c'è un po' di... Bagnato per terra. Pacifico si inventa e si adopera per asciugare il parquet, la torre di Flavioni. Stefanelli cede per Losco che mette dentro il 25-24, 7 minuti più uno, ben presto su buono. Vabbè, adesso servono 3-4 minuti di difesa, ma di intensità. Difesa intensa. E quello farebbe la differenza. Ma quando va il tiro Iraldo fa male. Però partiamo con De Marchi. De Marchi cede la palla a Zanette, ma la difesa devia la palla. E ancora palla nostra con Zanette. Biondani. Losco che cerca spazio, non ne trova. Ampezzan, Stefanelli cerca lo spazio. Ramazzotti la devia, però è ancora palla nostra perché infrazione d'area. Zanetti cerca lo spazio e la mette. Brava Laura. 26-25. Anche da parte loro c'è stata un'invasione ingenua. Non c'era veramente le condizioni di andare in parte dell'area per prendere la palla. Sì, la palla era assolutamente della difesa. Ancora Eraldo che, ragazzi, Eraldo l'ha messa dentro bene con un bel pallonetto, 26 pari. Losco cerca lo spazio, Biondani cerca anche il pallonetto, però Ramazzotti non si fa sorprendere. 26 pari, 5-20 alla fine di questa partita. Flavioni con la palla in mano per tornare in vantaggio. Defense, urla il pubblico avversario, ma Crosta mette dentro il 27-26 per Flavioni. Era una difesa troppo larga. Avevamo cominciato bene, però il secondo tempo con un po' più di aggressività, adesso forse qualcosa si sta concedendo. Sia le traiettorie che gli spazi difensivi sono troppo larghi. Zanette subisce un brutto intervento, un brutto colpo, cade anche male, ci sembra. Esclusione. Non abbiamo capito. Esclusione, due minuti per il numero 10 Crosta, ci sembra, sì. Adesso l'importante è ragionare. Non voler chiudere la partita in due minuti. Ampezzani cerca spazio, viene fermata. Difesa di Flavioni, aggressiva al massimo. Zanette, Ampezzani per Stefanelli, cerca spazio, si incunea,
subisce fallo, ci sembrava fallo questo, però gli arbitri non hanno ravvisato gli estremi per fischiare il fallo. 4 minuti. Ci vuole una bella difesa. Difendiamo bene con Zanette. Ricordiamo, siamo uno in più. Losco ferma il tiro e per fortuna la conclusione del numero 12 Ramazzotti, no, del numero, scusate, del numero, poco importa chi ha sbagliato, la mettiamo dentro noi, 27 pari. Per la seconda volta la mia vendata ci dà una mano. 3 minuti, 27 pari. Siamo ancora in vantaggio numerico. Ancora poco meno di un minuto per Flavioni per ritornare in parità numerica. Difendiamo bene con intensità, difendiamo, difendiamo. Attenzione, difendiamo bene, bene così. Siamo sicuramente al limite del passivo. Siamo al limite del passivo. Caspita, la mette, buona mano. Torniamo subito in attacco con Losco che viene presa per la maglia letteralmente. Zanette, Stefanelli, ancora Zanette, cerca spazio per andare al tiro, non ce n'è. Stefanelli cerca lei lo spazio per il tiro, lo cerca, lo mette. 28 pari, 2-10. Flavione in avanti, cerca di portarsi in avanti ed ora ristabilita la parità numerica in campo. 1.55 difesa, ci vuole difesa, una buona difesa. Recuperiamo palla, recuperiamo palla, bene. Zanette, palla importantissima, Stefano. Questa è una palla che pesa parecchio, deve essere gestita bene. Sembra retorica, sembra fin troppo facile da dire, ma è una palla, è una palla, la verità è questa, è in questo minuto e mezzo si racchiude la palla a mano, sì. 59 minuti di corsa e via e tutto si viene chiuso. Losco va il tiro e la mette! Dai Erika Losco, 29-28, un minuto, 59 secondi, 57, difendiamo bene, 29 Veplasto Sobono, 28 Flavioni. Comunque vada, avremo sicuramente ancora una palla da giocarci, 2 minuti di esclusione per... Esclusione per Losco, questa sarebbe da rivedere. È stata fatta da dietro, la sensazione da qua è che ci stanno assolutamente, ma comunque come ti dicevo indipendentemente avremo la palla in mano o per mantenere il vantaggio o per poter recuperare. Palo e palo e palo e palo e palo e palo e palo, grazie palo, 20 secondi. Mamma mia, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Non ci lasceranno tutto questo tempo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rivitalizzato una palla che sembrava morta nelle nostre mani. L'abbiamo riattivata noi. L'abbiamo riattivata noi. La mia sensazione è che ci sia stato un fischio di time out nel momento in cui c'è stato il passaggio, però non ho... E infatti... Time out, esatto, esatto. C'è stato il fischio del time out da parte del tavolo. Biondagni probabilmente ha... Ha sentito, si è un po' distratta.
e effettivamente era stata chiamata sì, perché eravamo in possesso di palla. Quattordici secondi alla fine e si riprenderà con la palla in mano. Protesta l'allenatore della Flavioni, Patrizio Pacifico. Non mi sento di prendere una posizione, ho avuto la sensazione di un fischio, ma non ho la certezza che sia stato a tutti gli effetti. Però la decisione è quella. Però la decisione è quella. Hanno preso questa decisione. Pacifico in campo. E questo deve essere la cosa. Certo, non approvo l'atteggiamento del loro allenatore, in quanto invece di dare delle giudicazioni tecniche sul momento. Ha preferito perdere un minuto a protestare. 9 secondi, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, è finita! 29-28, mamma mia ragazzi, che sofferenza! La portiamo a casa questa partita. Ultima partita dell'anno, le ragazze hanno voluto farci un bel regalo di Natale, ma ragazzi, le nostre coronare non ringraziano così a cuor leggero, anzi, merito anche di Flavioni, comunque è venuta qui per l'ultima partita, ci ha messo in difficoltà, abbiamo buttato tutto quello che avevamo in campo, l'abbiamo portata a casa e direi, Stefano, che tutto sommato ci sta, dai! Risultato ci sta, come ci poteva stare qualsiasi risultato in questo momento. Merito alle ragazze che, malgrado le difficoltà, hanno portato a casa la partita. Certo, io voglio vedere la cosa buona che è il risultato. Sì. L'atteggiamento va sicuramente, adesso ci sarà modo di lavorarci, certo, va certo. Rivisto, malgrado le assenze, l'atteggiamento deve essere rivisto. L'atteggiamento deve essere diverso. Servirà questo periodo, ritornerà in campo il 13 di gennaio, questo periodo di pausa servirà per ricaricare le batterie, per cercare di recuperare qualche infortunato e per liberare un po' la testa. Assolutamente sì. Tanto Stefano ti ringraziamo, grazie, buon Natale e buona guarigione. Diamo la parola al presidente Marco. Marco, ci hanno fatto soffrire questa sera, ma insomma portiamo a casa questa vittoria. Ho poca voce. Bene, bene, vuol dire che ti sei emozionato, ti sei agitato come sì, tutti, quindi mi sono portiamo agitato, a casa questi... mi sono emozionato, portiamo a casa questi due punti che sono fondamentali per arrivare in una posizione, diciamo, almeno decorosa alle finali di Coppa Italia. Certo. Perché se... vedremo gli altri risultati. Però, sì, insomma... però in ogni caso con questo risultato il quarto o il quinto posto l'abbiamo sicuro. Quindi vuol dire giocare la prima partita con una squadra con la quale ce possiamo la possiamo dire, giocare, ecco. Evitare le due corazzate saranno con Bersano, esatto, perlomeno. Bene, senti Marco, chiudiamo questa parentesi 2017, un anno chiudiamo positivo. L'anno, allora, positivo per la classifica, non sicuramente per gli infortuni che abbiamo dovuto subire per le ragazze. E quindi speriamo che il 2018 porti tanta salute, che si dice sempre, no? Esatto, che porti salute, salute a tutti. Sì, porti esatto. Serenità, perché comunque con la salute c'è anche la serenità, e che la squadra continui a giocare così. A fare risultato. Sì, non abbiamo come al solito, non creiamo pressioni nell'ambiente, che tanto non servono. Andiamo avanti con le nostre forze tranquillamente, adesso vediamo di recuperare qualche rinforzo se ci riusciamo, e se no diamo la massima fiducia a queste ragazze che se lo meritano. Sì. Facciamo un saluto a tutti i nostri esatto. Facebook spettatori. Spettatori. Vi ringraziamo per averci seguito. Ringraziamo come al solito Avelia che se ci lo permette di fare tutto quello che stiamo facendo. Sì, se lo meritano. E niente, auguriamo tanti auguri di buon Natale. Buon Natale. Un buon 2017 e ci rivedremo il 13 di gennaio. 13 gennaio qui, con la partita col Cassano. Col Cassano. Qui. Esatto. Per riaprire il 2018, speriamo nel migliore dei modi. Grazie a tutti e arrivederci. A tutti. Auguri. Buonasera.